Buonasera a tutti, ci ritroviamo ancora insieme a Moreno Sinatti per commentare questa ultima gara diciamo, del circuito del Grand Prix 2019 e anche la penultima trasmissione diciamo, dell'anno per quanto concerne proprio podismo e atletica. L'ultima sarà dedicata un po' a tutta la, eh, diciamo, tutte le manifestazioni eh, eh, sì. che sono disputate nell'arco dell'anno e verrà in concomitanza poi con la premiazione del Grand Prix, quindi la cerimonia finale che avverrà il 14 dicembre a Policiano proprio nella festa del podismo eh, per determinare anche proprio la teta dell'anno. Sì, ecco, come vedete quest'anno abbiamo, abbiamo il sole, tutti gli anni... Gli anni... Passati quasi, se, quasi sempre la nebbia e qualche volta anche proprio molto umida, molto umida e, e in alto il sole. Quest'anno è stato il sole fino dall'inizio, dalla mattina, ero qui: erano le 9, 9 del mattino. Quindi, e è una come giornata, temperatura diciamo, sì, stupenda, stupenda insomma, come ecco, temperatura eh... eccezionale, anche essendo già a novembre. Però c'è gente che correva in canottiere, cazzoncini corti. Io sono stato uno di quelli e, e si correva benissimo. Ecco, sicuramente è stata forse la. Diciamo la giornata più bella da un punto di vista proprio anche della visibilità, quindi anche delle immagini che potranno essere poi viste, addirittura molti hanno fatto delle foto fermandosi anche nei punti strategici proprio per, per assaporare un po' la Val di Chiana sgombra da nubi, sgombra diciamo, da nebbie, eccetera e quindi sicuramente è stata l'occasione di fare un trail diverso sì, rispetto eh, agli anni passati chi ha fatto la lunga è, è andato fino alla croce di Lignano ha visto un bellissimo panorama quello della corta panorama non ce n'è tanto però eh, corri bene perché corri in mezzo al bosco eh, eh, c'è differenza fra questi due percorsi uno vedi tutto il panorama là, e l'altro che è uguale, uguale al, alla prima parte però ecco cioè, in più c'è il Panorama del sud Alignano. Ecco, qui già nel primo tratto. Qui siamo a circa un chilometro dalla partenza. Nel tratto, diciamo, Policiano, eh, nella parte superiore della strada, in cui già subito vedete in eh, prima fila Payne Thomas, l'atleta eh, inglese che ha condotto diciamo, la gara fin dalle prime battute insieme alle, a Graziani, poi abbiamo visto seguire Annetti, Brezzi. Tartaglini e, e Mori, Vanucci, sì, e mori sì. Sì. Ecco, questi sono un po' gli atleti che alcuni ovviamente facevano la gara mh, più breve, quella dei 12 km altri invece facevano della 22 più o meno equilibrata anche per quanto riguarda il numero di partenti sia nell'una sì. che nell'altra gara quindi diciamo circa un 100 110 partenti sia nell'una che nell'altra sì, e è, poi eh, diversi gli molto gli erano di comunque. più però eh, sono l'ultimo, non sono alcuni cioè, diversi non, non sono partiti comunque siamo soddisfatti della del numero, perché non è, non è che c'era solo la gara, c'era anche la festa della pappardella, quindi eravamo un po' a corto Di, di persone e di personale, quindi doveva funzionare tutto ha bene, sì. bene sì, sì, quindi, anzi, molto apprezzato da parte di tutti. Addirittura il percorso sempre molto spettacolare, molto bello. Sì, senza, nessun, senza nessun incidente di percorso <ride> per Che ogni per fortuna, capita, capita. Queste eh. cose insomma, che ogni tanto si sentono dire un po' da sì, sì, eh, non soltanto dalle noi da, capitato, da, diverse, sì. da diverse parti. Insomma, ecco. Quindi qui intanto vediamo la Tomasuna: fra l'altro, partita con calma. Nel percorso, diciamo, nella gara femminile, sì, che poi diventra... perché il percorso è tosto con i <ride> 20 km, 22 km. Ci sono le trattiche dove le, i temporali di, di fine luglio hanno, hanno scassato la strada, quindi c'erano proprio. Eh, ci sono state delle problematiche, insomma, dal punto di vista proprio anche della, della, percorre, della percorribilità diciamo, sì, Abbiamo delle, dovuto, del dovuto mettere delle, una scaletta per fare salire la gente perché la strada non c'era più. E, insomma, eh, ci abbiamo lavorato sul percorso. se e se continuiamo così, continua così il, il tempo, forse fra qualche anno questo percorso dovremo cambiare percorso perché è sempre peggio, è sempre più difficoltoso da, da, e, da, e già, da... E già nel primo tratto, ecco qui già è molto più semplice perché qui è una strada abbastanza diciamo, tranquilla. Sì. ma Diciamo che 300-400 metri prima il sottopasso era una voragine e che anche lì i concorrenti hanno dovuto diciamo, correre un po' in eh, maniera molto in indiana e artigianale era precaria. Sì, sì. L'equilibrio esatto. E qui intanto ecco, vediamo: da qui siamo, eh, a qui siamo, siamo già... un flash di assurdo in cima a Lignano. Che ecco, vediamo in, da qua si vede tutto il panorama: è tutto sgombro. Il il panorama giù basso. Eh, qui vediamo Vannuccini addirittura Vannuccini e Graziani davanti a, a Pen Thomas. Quindi poi vediamo qui anche l'altro atleta della Podistica Arezzo Sadotti. Sadotti, sì ecco che e poi qui ecco ancora tratti che scendono giù nel, nel giro diciamo delle quattro vie. Questo qui è un sì, percorso sì. particolarmente, diciamo, eh, è impegnativo. Sì, anche, vengono così. dalla Croce di Legnano è l'ultimo tratto di discesa, poi dopo andiamo verso le 5 vie e da lì ritroviamo altri 3 km abbastanza sconnessi, perché dovuti sempre a questa quest, no, quest alluvione via di, di fine luglio. Che... Però la bellezza diciamo, di correre in una giornata limpida, sì. senza vento, temperatura ideale a 800 metri di altitudine, diciamo, tutto sommato è piacevole. Insomma, ecco sotto questo aspetto qui. Intanto vediamo proprio anche questa, eh, questo tratto del percorso, poi questi colori anche delle immagini che ci sono. In eh, autunno, ancora le foglie non sono cadute tutte, alcune camb sono, hanno cambiato colore, e, e, insomma, è, è bello. insomma. È, è il paesaggio è bello da lassù. Ecco, qui vediamo intanto anche transitare anche ecco i Donnini di Maro, che addirittura recentemente ha fatto anche la maratona di Firenze, fatto quindi. Diciamo che non disdegna questi percorsi così impegnativi, lunghi, soprattutto lunghi. Ecco, forse per lui 22 km non è particolarmente sì, lungo. Sì, ma però, già sì. pensate che il giorno precedente ha fatto anche una gara e di due o sprint lì, sempre a Policiano. Quindi, ecco, anche per capire che hanno una polivalenza nel potersi diciamo, districare, che molti non hanno. Qui intanto siamo invece passati. Nella zona del castello, del castello di Policiano, ecco qui vediamo Pastorini, abbiamo visto in precedenza altri atleti, Lazzarini, eh? vedete proprio in maglietta, maniche corte, quindi giornata primaverile diciamo così. No, no era... E questo è un percorso, ecco qui un altro tratto molto bello diciamo del, del percorso del trail, purtroppo tutti i tratti non sono stati potuti eh, si anche vedere. Insomma... Si sono raggiunti perché è difficile... Da un punto Potersi. di vista proprio anche della telecamera, della visibilità, insomma, anche arrivarci arrivi, ci arrivi solo proprio ecco, a... qui. Vedete ancora altri tratti. La salita di Lignano: questa questa, questa è, è la salita, salita di, Lignano. di Lignano. Vedete proprio e qui. È ancora, ecco, direi tanto di cappello per questi concorrenti che riescono a, a correre in salita in quelle, in quelle condizioni. E qui vediamo Mazzini invece nella parte ancora della discesa, quindi oltrepassando la zona di Lignano. Qui eh, come dicevamo ci sono i due tratti, quello della 22 e quello della, della, 10 km, della 12 km, che però ha visto la partecipazione anche insomma, di una squadra di Brescia che fra l'altro il prossimo anno è probabile, intanto abbiamo visto Mazzarelli, è probabile anche di fare questa specie di scambio, loro fanno anche loro un grande trail. Vedremo un po' se sarà la condizione per poterlo fare. Le date corrispondono. Eh, vediamo Cioncolini, se... ecco Cioncolini, un altro di quelli che aveva fatto il Duatron il giorno prima, ma sta migliorando tantissimo. E qui invece vediamo sempre nella zona to... de... 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 Questa, del Poggio certo. è del Poggio. Un altro tratto, diciamo, particolarmente sì. suggestivo: salite e discese, che ovviamente ecco qui abbiamo visto anche Pucci Miro. Che poi purtroppo nella nel tratto più alto eh, avrà, avrà un po di condizionamento in, in discesa sì eh, eh, ha avuto un'infortunia quindi si è dovuto ritirare eh, a qualche punto diciamo aveva finito la parte più dura l'aveva quasi sì, completata era a 3 km dall'arrivo diciamo era, no. e qui siamo di nuovo nella zona del castello, del castello. ecco qui vediamo anche Alessandro Annetti transitare che mori che fra l'altro poi lui farà la gara di 12 km grande protagonista un po' di, di, di quella competizione Pastorini che quest'anno ci ha veramente stupito sì, anche per il secondo anno che corre mi eh, che... Sì, sì, insieme a Sisi che addirittura anche lui il primo anno e già si sono collocati nei primi tre posti diciamo, della classifica del Grand Prix quindi significa che hanno veramente sì. fatto un'annata in sì, fatto vanno discretamente più hanno partecipato a tutte le gare quindi e fra l'altro, ecco, questo Grand Prix, ovviamente questa che era l'ultima gara del circuito del Grand Prix, valeva punteggio triplo, poi c'erano anche dei bonus che venivano dati, ma sicuramente al di là di questo era una gara che ha visto la partecipazione di, diciamo, di atleti, ma soprattutto anche una premiazione consistente diciamo, che i concorrenti hanno potuto sì. diciamo, sfruttare. Con il minimo costo, perché inizialmente erano 3 euro, addirittura, quindi potevano prendere dei prodotti che valevano oltre 20-30 euro. Diciamo: quindi a scelta, c'era una possibilità di scelta che non capita. Direi mai, sì, penso mai. ognuno avrà scelto quello esatto, che, gli piaceva, che gli quindi. piaceva di più. Sì, sì, sì. Non quindi... neanche Uno diceva che ah, non mi piaceva quello, quindi c'erano no. 5-6 articoli da scegliere. Quindi. Tutti articoli tecnici. Quindi per chi fa questo sport può tranquillamente scegliere se gli va bene la calzamaglia, oppure il Bermuda, oppure la giacca, il, il, diciamo, il gilet, oppure addirittura insomma. Eh, altri, altri articoli, borse, zaini, insomma, quindi c'erano varie opportunità. E intanto qui vediamo, ecco, Mori che proprio eh, prende la strada per la 12 km, come pure Sisi, ecco qui l'altro atleta, questi sono atleti giovani, insomma, che non raggiungono diciamo, i 30 anni, che quindi, Mori è il eh, primo anno, quindi, è anno, <ride> quindi ha 22 anni, 21 anni, prima primo anno promessa. Quindi. Ovviamente, l'anno prossimo sarà diciamo un anno importante anche per eh, Mori, che fra l'altro studia scienze motorie, quindi lo, vedre lo nel suo, vedremo insomma, nel, nel, suo nel suo campo. campo sì, Poi, eh, ragazzo molto determinato, sia lui ma anche Sisi. Qui, intanto, vediamo di Renzone che. Beh, sta crescendo eh, tantissimo, è, sta, è sta, ha ripreso, stato, ha, è ripreso, eh, ha ritornato un pochino in forma perché anche lui è stato un grande atleta Dopo esatto. e tra l'altro avuto... questi qui sono i percorsi che lui, sì, lui sì, sì, <ride> sì. Eh, diciamo, desiderava avere mh, come, come competizione, perché, tanto anche il Merlin, un altro belli, sì. che quest'anno sì. ha fatto, fatto un'annata sì, mazzara importante, insomma, ecco, direi molto bene, Lisi, Reduce dalla maratona di, di New York, insomma, ecco, quindi anche lui... insomma ecco, tutti i soggetti, vediamo anche Campani, Campani, Campani che è, è anche quest'anno diciamo, è riuscito a vincere la categoria, quindi la categoria Volpi, Volpi Roberto, poi Renzetti. Ecco qui, vediamo che si sostengono un po' nel passaggio. Questo qui è la parte di discesa, prima di affrontare ancora una discesa, prima, eh, poi abbiamo visto anche il poliziotto. Antonio che sicuramente ecco qui un tratto del castello Il di Crociano sì. molto spettacolare direi che questi sono i, i borghi del castello vecchio i antichi, sì. ancora esatto. sono abitabili qui ci abitano e qui ecco, speriamo, speriamo di poterci realizzare nel 2023 la cinquantesima edizione della scala al castello vedremo un po se ci saranno le condizioni per poter tornare al castello dove Diciamo in teoria è nata la Polisportiva Policiano, quindi è nata con la Scala del Castello nell'anno 1973. Quindi vedremo un po' se in questa circostanza riusciremo a fare. Quindi intanto vediamo Monanni insieme a Volpi Francesca, che quest'anno ha fatto anche. Poteva lei. vincere, dopo è, eh stato, sì. è stato assente tutto il mese di vacanze. Ha fatto, sì. Sì, fatto le vacanze. sì, agosto è una parte di settembre, quindi è seconda adesso mi sembra arrivata la seconda sì terza lacrimini che però è stata molto costante anche lei e ricordiamo Moreno il 14 ci sarà questa scena. scena del grand prix una edizione ormai antica che sì, sì. forse è una delle realtà diciamo ecco il grand prix sono 28 anni che lo facciamo è la scena e che è la è la cosa più tutti antica tutti i partecipanti al grand prix è, è gratuita e mentre i parenti oppure accompagnatori è una, una modica cifra da, sì, da spendere sì, insomma, insomma. Ecco, quindi niente di, di particolarmente tutti quelli, coloro che hanno completato 10 gare avranno diritto anche sia alla cena che a un premio, premio di, di, di partecipazione che sono consiste nei prodotti, dei prodotti della ditta Vestri cioccolato, quindi prodotti di ottima qualità e, insomma, ecco. e poi ci sarà la serata, chiaramente sarà anche beh, lo so, qualcosa anche di Qualche sorpresa potre, darci, potrebbe se, verificarsi se, in, quella, in quella circostanza sì. lì, vediamo, vedremo un po'. Vediamo. Se avremo tempo ci sarà anche qualche intrattenimento, ora mm. vediamo perché la, la serata è molto piena, perché fra le prenazioni, eh, eh, è, sì, è, sì, insomma, sì. Vedremo se, passa, ridurre, sì. se possiamo ridurre un pochino anche tutta la, il cerimoniale, ma non è così semplice, non è così semplice anche perché effettivamente gli atleti sono tanti da essere, da essere premiati, quindi eh, ved, vedremo un po' quello che potrà, potrà accadere. Intanto qui vediamo ecco un altro tratto delle, delle, del percorso nelle, nel castello e forse diciamo che è la zona un pochino più caratteristica sì. anche di, di questo tratto che si è, è diciamo, Ecco questa è, è discesa... È diventata più abbastanza impegnativa, sì, abbastanza impegnativa. Che ecco siamo... qui vediamo proprio il protagonista, l'inglese Thomas Penn che davanti addirittura ha recuperato acciaio acciai, acciai acciai che, sì. che facevano la 12 km come altri vedete qui. Anche, sì. vedete qui le difficoltà per qualcuno nella discesa significa che non sono grandi esperti mentre Brezzi è un altro di quelli esperti nel settore e quindi è, ha molte più eh, patronanza di questi, di questi tratti e anche Tartaglini che va molto meglio in salita rispetto alla discesa sicuramente sì, infatti, sì. Infatti, qui da qui all'arrivo che sono circa un chilometro e mezzo. Riesce a recuperare Brezzi. E Questo qui vediamo Alessandro Annetti, che chiaramente doveva soltanto controllare questa, questa giornata per, per ter, eh, diciamo poi. Appropriarsi di vissare il successo già dello scorso anno del Grand Prix. Quindi sicuramente un grande risultato per Gianbanelli che invece ecco, lo scorso anno fece un grande risultato, quest'anno un po' leggermente sottotono, ma dovuto probabilmente anche a delle. Problematiche di altro, di altro tipo. Qui intanto vediamo proprio nella zona delle, sempre del castello, no, siamo qui, siamo, ah, qui a, siamo sui, sì. sempre al Poccio, sotto il Poccio, alla muraglia, diciamo. Ecco qui vediamo anche Graziani Emanuele, sì ecco che siamo nella discesa che poi porta verso l'arrivo la, quasi. Verso sì, sì, qui siamo circa un chilometro e, Scherzo, 200, sì. un chilometro sì, e due circa l'arrivo. E vediamo Rosai, un altro specialista di, di, questi, di queste gare. Qui vediamo Giannini, Ecco, qui, Salvadori che invece, ecco qui diciamo, alcuni che vengono scalati proprio dalla 22 <coughs> rispetto alla... Poi vediamo anche Di Gennaro lì. De, Gen... de Rosa. De Rosa, sì. Ecco qui vediamo anche Patrizia che, che, che viene dalla 12. Eh, chiaramente c'erano gli specialisti della 22 che ormai eh, sono abituati un po' a questi, a questi tratti di percorso. Qui intanto vediamo proprio nella zona dell'arrivo, vedete tappeto verde, diciamo così naturale, che porta la vittoria per quanto concerne Mori Lorenzo che vince davanti a Pastorini, a Pastorini sì. eh, nella, questi, 12 km nella 12 km sì, sì. Eh, direi che comunque sia sono andati molto bene perché hanno impiegato sotto 58 minuti eh, 59 e 16 invece per Pastorini Sì, 1 sì, ora e 1 ecco qui poi vediamo anche Lazzarini un'ora due venticinque anche lui è un appassionato dei trail che... eh? quindi ci tiene addirittura il 26 di dicembre ci sarà la prima corsa la seconda corsa diciamo, del Grand Prix 2020 con eh, la corsa di Natale mentre il, il 22, 22 sarà di, una gara nuova. Lì a di dicembre a Santa Barbara, quindi a Santa Barbara, il comune di Cabrera. Ci sarà la prima edizione della corsa 10 km. Anche quella lì, e sarà la prima gara in circuito del Grand Prix 2020. Poi vediamo di Renzone, giungere al traguardo. Poi ecco qui, vediamo ancora altri atleti che si susseguono con il. 364, abbiamo visto Arcaleni Paolo, poi ecco vediamo anche Mori, insomma via via... No, si, eh, io dico scusa, Merli. Merli. Poi ecco questo Elisi, vediamo questi atleti che chiaramente difficilmente in queste gare qui arrivano in, eh, in, in gruppi. gruppi sì, sì, qui no, qui sono, no, gli stacchi, sì. sono molto selettivi i percorsi, qui vediamo questo anche l'arrivo di campani che... e poi ecco di volpi. volpi. Che è poi. arrivato secondo di categoria anche lui. Eh sì, nella categoria nel di, altro, nel di Campani, Prix, di Campani. Sì, sì. E poi vediamo anche, ecco, via via si anche la prima Lacrimini Patrizia che va a vincere la gara della, della 12 km. Eccola qua. E poi Volpi Francesca che a questo punto che era... Sapeva di poter giungere secondi di non poter vincere la sua gara. Poi arriva anche Monanni, insomma ecco. E poi la terza Rossi Valentina. Queste, ecco qua, vediamo questi due atleti che stanno completando dell'Avis dell di San Sepolcro. Poi oh. arrivi anche te. Abbastanza anch io. No, 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 tranquillo. tranquillo. Insomma, tutto sommato tranquillo. Eccolo qua. Poi vediamo la Ceccaglini Giada che anche lei è rientrata nel circuito nella premiazione del Grand Prix che ricordiamo verranno premiati i primi 5 delle varie categorie poi ovviamente in alcune categorie abbiamo allungato visto il numero di partecipanti 8 nella categoria B e 6 nella categoria C queste saranno le categorie ovviamente i primi tre assurdi verranno tolti dalla, dalla classifica. E intanto qui vediamo l'arrivo del protagonista maschile della 22 Thomas Penn 1,43 e 30, il secondo posto per Alessandro Rattalini, 1,47 e 25, 1,47 e 34 invece per Brezzi e 1,49 e 18 per Annetti, poi Bartolini Patrizio, 1,50 e 14, quindi eh, diversi atleti diciamo, della Train, Run Running Project che sono specialisti e ne hanno collocato uno al primo, al terzo, al quinto. E addirittura poi all'undicesimo posto, eh, quindi c'è stata veramente una varietà anche e soprattutto una, una, una buona diciamo, presenza di questa società specialista di trail Ecco, poi vediamo anche Francesco Vannuccini, via via si susseguono, mentre arriva anche la prima delle donne che, bis ha successo di due anni due fa, due anni fa sì. è la Thomas Monica, veramente grande personaggio, anche lei. Direi che apprezza tantissimo questo. Sì, questo sì, sì, perché corre bene. È abbastanza leggera, quindi anche sulle salite va su bene. Ecco, la seconda abbiamo visto nella, è un'atleta Simona Rossi della Train Runner Project, e poi al terzo posto invece abbiamo la Lastri Maria ah. Elisabetta della Siena Runner. E questa e è la quarta di Sanelli che vince in, il circuito delle, campi, del femminile. Campi. Qui intanto il vediamo primi... i primi tre assoluti della gara della 22 e qui siamo passati invece al pomeriggio con le gare del settore giovanile: il Memorial Gabriele Annetti, ovviamente ancora sempre valido come competizione in cui oltre 120 diciamo, anche più, atleti sì. partecipano a questa gara. Eh, ormai il percorso è quello classico che facciamo anche in occasione delle, della campana campestre. campestre sì. e e direi che comunque sia sono è una di quelle gare che insomma piace sempre partecipare qui ecco vediamo proprio che vince in questa in questa gara Samele Samuel, Samuel davanti alla ecco, di davanti, sì a Capriani Francesco figlio d'arte e quindi sta rientrando anche Capriani che abbiamo lo ricordiamo sempre molto forte poi è arrivato Modesti Alessio poi V Refi Francesco e Facarmo Mohamed Ecco qui, intanto sono partite le, le ragazze invece, direi grandi anche bel gruppo di, di partecipanti, anche nelle categorie, un pochino più a volte sì, sì, a no. rischio, sono state invece molto, molto valide. No, perché per. Per molti era la prima campestre, diciamo, in previsione delle vere campestre che ci saranno da qui a poco. Quindi Esatto, a... anche perché la prima sarà proprio la befana campestre nella nostra zona. Nella no, nostra quindi, zona, sì. Però... Intanto vediamo la Veronica Brizzi dell'Avis di San Sepolcro che va a vincere veramente un grande risultato davanti a Giulia Bernini, della Futura, e Giorgia Marchi, sempre della Futura. Poi Cioli, Magdalena, della Delega Sestini poi Falasconi, Baldi, Vanessa vediamo ecco che al traguardo qui invece in altra categoria con Gialli Alessio della Polisportiva Chianciano che vincerà questa categoria 2006-2007 non particolarmente diciamo, no, numerosa no, sì. in questo caso qui. i più numerosi sono nelle categorie ancora più, mh, più giovanili eh, però è, una, è un assaggio. Diciamo. Questi, no, sono eh, ragazzi, sono. questi sono ragazzi. Sì. Secondo posto per Elia Mugnai poi Rastrelli, Elia e Oakib Kazi. Ecco che intanto l'arrivo anche di Gialli, poi sempre sul stesso percorso, a seconda delle varie fasce d'età, venivano par fatti partire per un, un giro, due un giri, giri sì. o tre giri. Insomma, ecco. però direi che è venuta molto bene. Anche quest'anno, il tempo ci ha assistito anche nel settore eh. giovanile, perché c'era questo rischio, ma invece è andata molto bene. Qui siamo andati invece alla categoria sempre Ragazzi. Nelle, femmi nelle femmine, quelle un pochino più giovani. E qui ha vinto Emma Antonelli dell'Avis San Sepolcro davanti a Sara Giorni dell'Avis San Sepolcro e Chiara Piazza. Sempre della Vistanza. Quindi, qui un terzetto, un gruppetto sempre molto affiatato con giorni che li segue. Sì, Ora c'è di mezzo anche un pochino, anche Capriani. Quindi chiaramente vogliono riformare un po' il gruppo giovanile. Che ci avevano una volta eh, no, qualcosa, sì, erano molto quotati. Insomma, ecco, quindi... Sì, ma poi loro fanno anche il Grand Prix proprio di Corse Campestre. Sì, quello eh. umbro, diciamo, Tevere, sì, qualcosa del genere. E poi abbiamo visto Fakar Miriam arrivare, Valori Anna Viola, Pianigiani Giorgia, Bianciardi, eccetera. Poi ancora qui vediamo ecco, un'altra gara categoria del settore maschile. E qui la vittoria è andata all'atleta della Sestini con Alessandro Tarquini davanti a Iamo Gabriele dell'Atletica Futura. Ecco, questa sta una gara tiratissima. È proprio. Eccolo qua. Sì, è, è lavorata per primo e per sì, il terzo sì, posto. posto. Sì. Polesi Niccolosi, poi dopo Baid, ecco qui intanto vediamo un'altra un del settore femminile e questa dovrebbe essere la volta di Beccattini Asia, e infatti è proprio lei che va a vincere da Futura che quest'anno è giunta seconda nel circuito del Grand Prix, eh, battuta poi vedremo anche da un'altra. Non, da un'altra atleta della politica del campino che quest'anno l'ha fatta tutte, quindi chiaramente qui quando manchi una gara diventa poi determinante. Ha vinto Becattini su Calderini Mia, poi Lucci Vittoria, Mercati Giulia, Capacci Eleonora Castrelli Giada, Macri Ginevra, Pecorari Giada. Ecco qui un altro del settore giovanile, qui vediamo falini Gabriele a testa bassa che va a vincere nettamente su Rossi Riccardo della politica del campino poi Gennarioli, Michele, Avis, Sansepolcro Boriosi, Alberto, Sansepolcro, Giovagnoli ecco qui invece vediamo l'altra atleta invece della, è Mocarli Caterina dell'Avis Sansepolcro che vince questa dovrebbe essere lei no questa è della politica del campino e quindi abbiamo no. ecco no, qua. No, è, era della politica campino sì, sì la politica campino Sì. e quindi ecco la Bianciardi sì, sì, eh, c'era la maglietta del prima classificatore sì, sì. del Gran Prix sì, sì. Eh. banchetti ecco la banchetti eh, banchetti, banchetti eh. che vince questa eccola qua sì, banchetti Aurora poi banelli e poi Rossi poi qui siamo passati invece alla categoria ancora di quelli oh. più più giovani. Qui c'è una eh, casca Uno scontro oh, e eh, dopo un ha tamponato con... sì, sì. E qui vediamo l'arrivo di Mari Camillo della di Sportiva Comunale San Seppo, della San Sepolcro, poi davanti a me Lorenzo Polisica del Campino, quindi volata anche qui, poi al terzo posto Zangrilli Lorenzo del Ritiano sì. poi Barini Barni Francesco della Teleca Futura, via via si susseguono questi, questi. E qui siamo partiti all'ultima gara del settore femminile, vediamo, vediamo l'arrivo di Clara Severi della Polisportiva Policiano che è sorridente, però dando proprio uno spazio abbastanza importante a Vittoria Leda Magi, al secondo posto, terzo posto per Alessandra Vicario, quarta Kosnic Camilla, e al quinto posto Camagliani Allegra, sesto posto Sinatti Giulia. Ecco poi, invece, nel settore maschile completa questo, questa serie diciamo di gare del settore giovanile con Giulio Mezzanotte che va a vincere sul Falini Leonardo. Eccolo subito dietro, fratello dell'altro Falini che ha gareggiato nella categoria superiore. Poi, terzo posto Lorenzo Rovettini. Rovettini. Poi, quarto Mercate Alessandro. Quinto Oliver e Cristiano. E così via. Insomma, ecco. Intanto premiazioni, eh, ovviamente anche queste sono ampie, le premiazioni che sono state date a questi concorrenti perché a tutti è stata data le coppe per i primi insieme a un pallone di cuoio, poi medaglia, pallone e poi maglietta, quindi veramente direi una, una buona premiazione, non pagavano nulla di iscrizione, quindi non è che capita così di frequente avere anche una premiazione del genere, ma non a caso... C'è anche una buona partecipazione anche per ricordare eh, Gabriele Lannetti, quindi la presenza anche del babbo che contribuisce anche a questa manifestazione, diciamo sia dal punto di vista organizzativo ma anche economicamente per dare ricordo a questa, a questa gara. Ecco qui, quindi ci auguriamo che tutti gli anni possa proseguire sempre così con la presenza di atleti provenienti da diverse parti, vorremmo sempre maggiormente allargare il raggio d'azione, ma non è così no. semplice anche fare queste cose, anche perché noi siamo reduci 15 giorni prima da una mezza maratona, quindi avevamo già delle problematiche eh, per conto nostro, quindi già ripartire per organizzare eventi anche di questo tipo non è così. Non è facile sì, ripartire subito una guerra con quell'altra, però. Eh, Eccoci vediamo la premiazione anche delle società, quindi tutte le varie, tutti i bambini sono saliti su per eh, completare questa giornata. L'appuntamento è a metà dicembre per quanto riguarda l'ultima trasmissione dell'anno 2019 con il resoconto di un anno di corsa.